Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Biofilm Minutes. Oggi parleremo dei biocidi ossidanti e non ossidanti e della loro applicabilità in ambito industriale. Vedremo perché è importante sanificare gli impianti industriali in cui si utilizzi acqua o altri liquidi. Vedremo quali sono i trattamenti sanificanti di maggior utilizzo e infine vedremo le principali differenze fra biocidi ossidanti e non ossidanti. Partiamo! In ambiente liquido, con le condizioni favorevoli, i batteri proliferano con estrema facilità, per cui in tutti gli impianti industriali in cui si utilizzi acqua è importante prevenire la crescita incontrollata di tali microrganismi. Se lasciati liberi di moltiplicarsi, si depositeranno sulle superfici della tubatura, formando biofilm e rilasciando sostanze polimeriche extracellulari. I biodisperdenti sono composti chimici che reagiscono con le sostanze polimeriche extracellulari, rendono i batteri più esposti all'ambiente esterno, aumentando così l'efficacia del biocida. Sono completamente biodegradabili e non portano alla formazione di sottoprodotti tossici. I biocidi sono composti chimici in grado di distruggere o inattivare un organismo nocivo. Essendo potenzialmente dannose per l'ambiente, sono regolamentate da leggi stringenti, sia per quel che riguarda il dosaggio che per la concentrazione massima consentita negli scarichi. In tutti i paesi sono presenti leggi riguardo l'uso dei biocidi, costantemente aggiornate e implementate. Attualmente è disponibile sul mercato un'ampia varietà di biocidi. Vi sono numerosi parametri da tenere in considerazione, come il rapporto costo-efficacia e la compatibilità con i sistemi, e la scelta deve essere sempre effettuata sulla base dell'applicazione specifica. Non è possibile prevedere con esattezza l'esito del trattamento biocida. Per questo motivo, il monitoraggio del biofilm è l'approccio migliore per verificarne l'efficacia. I sensori Alvim offrono la possibilità di monitorare in tempo reale la crescita e l'eliminazione del biofilm. I biocidi ossidanti sono i più utilizzati per il trattamento delle acque, poiché offrono notevoli vantaggi. Sono economici, agiscono rapidamente e sono efficaci anche a basse concentrazioni. Sono reattivi e possono interagire anche con additivi, contaminanti o composti organici presenti nel sistema. Sono inoltre ampiamente efficaci contro una grande varietà di microrganismi. Lo svantaggio più importante è la loro tendenza a corrodere i metalli e risentono delle variazioni di pH e di temperatura. Il loro meccanismo di azione si basa sulle reazioni di ossidoriduzione. Il biocida infatti si riduce acquistando elettroni dalle molecole batteriche, che quindi si ossidano. Possono essere lipidi, proteine, acidi grassi, subendo così un'alterazione sulla loro struttura e funzionalità. Alcuni biocidi ossidanti reagiscono preferenzialmente con lo strato di sostanze polimeriche extracellulari, per cui vengono consumati in breve tempo. Altri biocidi invece penetrano in profondità, eliminando più efficacemente i batteri che costituiscono il biofilm. Come potete vedere dal grafico, si può affermare che la reattività verso le sostanze polimeriche extracellulari sia inversamente proporzionale alla capacità di penetrazione del biofilm. I biocidi ossidanti più comuni sono i composti a base di cloro e bromo, l'ozono, l'acqua ossigenata e l'acido peracetico. Un trattamento con biocidi ossidanti fa aumentare il valore del potenziale di riduzione del sistema, parametro che i sensori Alvim sono in grado di rivelare, permettendo di verificare il corretto dosaggio e la distribuzione del biocida nell'impianto. Un altro metodo di sanificazione si basa sulle reazioni tra molecole ossidanti. La reazione tra ozono e perossido di idrogeno genera il radicale ossidrile, l'agente ossidante più forte usato nei trattamenti di sanificazione. Oppure l'ozono in soluzione acquosa viene sottoposto a irraggiamento UV per ottenere sempre il radicale ossidrile. I radicali hanno il vantaggio di non formare sottoprodotti nocivi. I biocidi non ossidanti sono composti che agiscono contro i batteri con meccanismi d'azione diversi rispetto a quelli ossidanti. Impediscono la duplicazione, interrompono la respirazione oppure danneggiano la parete cellulare, non inducono reazioni di ossidoriduzione e sono meno reattivi. Hanno però la tendenza ad accumularsi nelle acque di scarico, divenendo pericolosi per la flora e la fauna acquatica. I biocidi non ossidanti sono in genere molecole di piccole dimensioni, come composti quaternari di ammonio e fosfonio, i composti organici contenenti bromo e isotiazolinoni. La proliferazione batterica con conseguente sviluppo di biofilm è ubiquitaria e riguarda tutte le applicazioni in cui siano presenti liquidi.
La disinfezione degli impianti industriali è fondamentale per limitare la diffusione di contaminazioni batteriche e la corrosione microbiologica indotta. Come abbiamo visto, grazie alla loro diversa reattività con le sostanze polimeriche extracellulari, i biocidi ossidanti e non ossidanti possono essere dosati in combinazione, in modo da avere una perfetta sinergia che consenta sia un vantaggio economico che ambientale. Prevenire la formazione di biofilm è sicuramente il sistema migliore per impedire l'insorgenza di altre problematiche. Per effettuare una corretta prevenzione, il sensore Alvim risponde perfettamente a tale necessità. Inoltre, è in grado di rilevare la presenza di biocidi ossidanti e di verificarne l'efficacia. Se foste interessati all'argomento, per saperne di più potrete visitare la pagina web al link in alto. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica o visitate il nostro sito. Ciao a tutti!